Buongiorno, buongiorno a tutti, vi do il benvenuto a questo incontro. Si tratta del secondo webinar di un ciclo di quattro webinar dedicati all'affidamento dei contratti pubblici sotto soglia, il regime delle semplificazioni nel contesto del PNRR. Questo secondo incontro sarà di carattere teorico come il precedente, quello che si è tenuto il 26 ottobre scorso, e quindi il relatore Stefano Bianchini proseguirà l'esame della normativa vigente e delle novità apportate dai decreti semplificazioni del 2020 e 2021. Proseguirà inoltre l'approfondimento dei profili introdotti appunto nel webinar del 26 ottobre scorso. Gli ultimi due webinar di questo ciclo, ricordo, sono previsti per il 23 novembre e il 30 novembre. Questi ultimi webinar avranno invece un taglio più pratico, e operativo e quindi saranno dedicati all'analisi di casi pratici. Per cui se in vista di questi webinar, due webinar più operativi, avete da sottoporci dei casi pratici, potete scrivere a ponsemplificazione@formez.it, email di progetto che trovate chiaramente anche sul sito di Eventi PA alla pagina dedicata a questo evento. Per quanto riguarda la possibilità di iscriversi ai due ultimi webinar, ricordo quelli del 23 novembre e del 30 novembre, sarà possibile iscriversi a questi due incontri a partire dalla metà di novembre, sempre sul sito di Eventi PA. Io sono Onorina D'Agostini del Formez PA, vi darò un supporto nel corso di questo incontro e farò una breve introduzione prima di lasciare la parola al relatore Stefano Bianchini. Allora, questo ciclo di incontri si inserisce in un percorso di informazione e approfondimento in materia di semplificazione, percorso che a sua volta si inserisce nel progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. Questo progetto è uno dei progetti attivati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha dato mandato al Formez PA appunto di attuare il progetto stesso. Queste sono le attività che sono state realizzate all'interno del progetto. In particolare vi segnalo un ciclo di 12 video lezioni sulla gestione dei procedimenti unici SWAPE. Questo ciclo di 12 video lezioni è stato pubblicato sul canale YouTube di Formez PA e anche alla pagina focus.formez.it. Sulla slide vedete appunto i link a cui è possibile trovare queste 12 video lezioni. Qui troviamo invece, vediamo le tematiche che sono state trattate nel corso di tutte le attività formative realizzate nell'ambito del progetto, mentre questa infografica riporta il numero dei partecipanti agli eventi suddivisi per regioni. Vediamo nel dettaglio come i partecipanti agli eventi in presenza siano stati 5.781, mentre i partecipanti agli eventi a distanza, gli eventi online siano stati 29.645. Questa slide, questa infografica riporta invece gli enti di appartenenza dei partecipanti che provenivano per la maggior parte dai comuni. Da luglio 2021 è iniziato un ciclo di incontri sulle novità introdotte dal decreto legge 77-2021, decreto che prevede misure di semplificazione delle procedure e rafforzamento della capacità amministrativa per la transizione energetica e digitale. In particolare, il decreto prevede novità in materia ambientale, valutazione di impatto ambientale, provvedimento unico ambientale, provvedimento autorizzatorio unico regionale, valutazione ambientale strategica, prevede novità relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili, novità per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, novità relative al titolo abilitativo edilizio per gli interventi agevolati, CILA Superbonus e novità appunto riguardanti
gli appalti pubblici, in particolare appunto le procedure di affidamento sotto soglia. Inoltre, il decreto legge 77-2021, convertito in legge numero 108-2021, prevede anche modifiche alla disciplina relativa ai poteri sostitutivi, al silenzio-assenso, alla procedura accelerata per la conferenza di servizi semplificata, prorogata sino al 30 giugno 2023, e prevede anche modifiche alla disciplina relativa alle zone economiche speciali ZES. Andando avanti, vediamo come il progetto fornisce supporto alle amministrazioni regionali per la costituzione di centri di competenza regionali per la semplificazione, e i centri di competenza erogano assistenza e affiancamento in presenza e a distanza alle amministrazioni, sia per la risoluzione di problematiche attuative delle misure di semplificazione, e sia per la gestione di procedure complesse. Questi sono i centri di competenza pienamente attivi, quelli della Calabria, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Sicilia. E questi sono i principali risultati raggiunti dai centri di competenza attivati. I centri di competenza si sono rivelati strumenti particolarmente efficaci per sviluppare la capacità amministrativa delle amministrazioni e sono riconosciuti in ambito di programmazione. Dunque, questa è la pagina di eventi PA in cui potete trovare tutte le attività che sono state realizzate nell'ambito del progetto. E veniamo all'incontro di oggi, al webinar di oggi. Dopo la mia introduzione lascerò la parola, come dicevo all'inizio, al relatore Stefano Bianchini, docente di diritto amministrativo, Università degli Studi di Ferrara ed esperto di semplificazione Formez SPA. Lasceremo poi uno spazio alle risposte alle domande che potete porre in chat, e alle 11:30 è prevista la chiusura dell'incontro. Come ricordavo all'inizio, il relatore proseguirà l'esame della normativa vigente e delle novità apportate dai decreti semplificazioni del 2020 e 2021, e proseguirà l'approfondimento dei profili introdotti nel webinar del 26 ottobre scorso, quindi gli affidamenti diretti, l'applicazione del criterio di rotazione, la procedura negoziata, i tempi delle procedure, le connesse responsabilità e i criteri di aggiudicazione. Come dicevo, potete scrivere le vostre domande per il relatore in chat. L'incontro di oggi sarà registrato come di consueto, e la registrazione e le slide saranno messe a disposizione entro la giornata di oggi sul sito di Eventi PA, alla pagina dedicata a questo evento. Nell'augurarvi buon lavoro, vi ricordo che gli attestati di iscrizione vengono rilasciati a quanti si sono iscritti naturalmente all'incontro e seguono almeno il 20%. Gli attestati saranno scaricabili autonomamente, gli attestati di iscrizione saranno scaricabili autonomamente nei prossimi giorni, sempre sul sito di Eventi PA, alla voce I miei eventi. Chiedo a questo punto al relatore di attivare webcam e microfono, e proietto le slide. Buongiorno, Buongiorno, dottor buongiorno a Bianchini. tutte, buongiorno a tutti. Grazie, dottoressa, come sempre. Proiettiamo le slide. Perfetto, io chiudo la mia Guardo webcam e semplicemente microfono e se vi auguro buon girano, lavoro. direi di sì. Sì, Le vede bene? corrono. Sì. Sì, Perfetto, ottimo, perfetto. bene. Grazie, Grazie, buon lavoro. grazie. Bene, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, ben trovati. Innanzitutto volevo ringraziare, come sempre, tutto lo staff di Formez PA per l'occasione, per il supporto e in particolare la dottoressa D'Agostini per l'introduzione e anche appunto per il supporto audio-video che mi fornisce ogni volta e che ci fornisce in ogni occasione, comunque a tutto lo staff, anche a Corina Lupori che è in collegamento. Di nuovo buongiorno e volevo ringraziare anche tutti i partecipanti, sia per la puntata precedente dello scorso 26 ottobre, che eravate molto numerosi come oggi, e, anche per gli riscontri che mi avete dato e soprattutto anche per le domande che mi avete posto
Spero che oggi ci possano essere molte persone di quelle che hanno formulato i quesiti nella puntata precedente del 26 ottobre, ai quali riceverete comunque a tutti risposta scritta, compresi quelli che formulerete anche oggi. Per quanto riguarda invece i quesiti formulati lo scorso 26 ottobre, siccome con lungimiranza riguardavano tutti argomenti che spiegheremo e che affronteremo oggi, molti dei quesiti, oltre a dare la risposta scritta così che possiate tutti vederli, cercherò di affrontarli e di inserirli nell'esposizione di oggi. Quindi, appunto, i quesiti posti nella puntata precedente credo che troveranno risposta, spero di poter dare una risposta anche esaustiva, nell'odierno incontro. E comunque, come giustamente ricordava l'autoressa D'Agostini, troverete comunque le risposte scritte a vostro utilizzo e a vostra riflessione, perché avete posto delle domande molto calzanti e molto suggestive, per le quali vi ringrazio molto e vi faccio anche i complimenti per la preparazione e l'attenzione. Poiché non sono certo, e comunque per riprendere il filo del discorso rispetto all'edizione del 26 ottobre, non sono certo che tutti abbiano seguito anche la prima parte, molto molto rapidamente volevo contestualizzare il nostro ciclo di incontri, a parte naturalmente i due incontri di carattere pratico-operativo che faremo a fine novembre, come ricordato dalla dottoressa D'Agostini. Nell'incontro del 26 ottobre, abbiamo cominciato ad illustrare la disciplina introdotta dai decreti semplificazione, il decreto legge 76 del 2020 convertito in legge 120, il decreto legge 77 del 2021 convertito in legge 108, che hanno inciso profondamente, come sappiamo, sulla disciplina anche dei contratti pubblici, oltre che su altre tematiche sicuramente di rilevante interesse, tra cui anche il procedimento amministrativo, quindi anche sulla legge 241 del 90, e su altri procedimenti amministrativi di carattere settoriale. Come ricorderete, avevamo iniziato illustrando sia la disciplina come ha inciso sul codice dei contratti, sul decreto legislativo 50 del 2016, ci eravamo occupati anche prendendo in considerazione alcune pronunce giurisprudenziali dei profili di cosiddetto diritto intertemporale per capire bene quale disciplina si applica in relazione alle modifiche intervenute al decreto legge 76 del 2020, il cosiddetto decreto semplificazioni 1, e quindi avevamo anche cercato di sintetizzare quale fosse la disciplina applicabile alle singole fattispecie. Sto scorrendo velocemente le slide che avevamo già visto e che comunque avete, e poi eravamo arrivati un po' a enucleare quella che è la disciplina normativa introdotta dal decreto legge 76 del 2020, come modificato dal decreto legge 77 del 2021, prendendo le mosse anche dalla slide che io vi sto proiettando come promemoria, che in modo direi molto scheletrico cerca di sintetizzare qual è la disciplina introdotta dal legislatore del 2020 e del 2021 per servizi e forniture, e la slide successiva relativa ai lavori. Due slide che non fanno altro che sintetizzare, diciamo, per punti e per vostra comodità, per vostro utilizzo, quali sono i principali elementi innovativi posti dal legislatore del 2020 e dal legislatore del 2021. Ci eravamo concentrati innanzitutto sulla prima modalità procedurale introdotta in modo semplificato dal legislatore del 2020 e come modificata nel 2021, vale a dire la nuova disciplina dell'affidamento diretto, prevista dall'articolo 1,2 lettera A del decreto legge 76 del 2020, come profondamente vedremo inciso dal decreto legge 77 del 2021. E l'avevamo scomposta nei suoi profili più significativi e che trovano anche nell'aspetto pratico-operativo maggiore problematicità. Vale a dire il tema dei preventivi, che oggi esauriremo, visto che l'abbiamo già trattato ampiamente, ma ci sono alcune vostre domande che vorrei approfondire.
Vedremo la parte evidenziata in giallo, scusatemi per la pragmaticità, ma che così ci leghiamo strettamente alle slide, forse vi può essere anche più utile quando andate a rivederle. La parte evidenziata in giallo che attiene ad una locuzione, ad un periodo inserito nel decreto-legge 76 da parte del decreto-legge 77 del 2021, il famoso tema delle pregresse documentate esperienze analoghe, e infine, visto che è stato specificamente richiamato, il principio di rotazione. Quindi oggi iniziamo da qui, spero che questa contestualizzazione possa essere utile a coloro che non sono riusciti a seguire il webinar del 26 ottobre, ricordando, ecco, piccola nota metodologica, che anche coloro che non hanno seguito la prima parte, se hanno delle domande relativamente alla prima parte che emergono dalla lettura delle slide o dalla, o diciamo dalla visione indifferita del video, possono comunque formulare domande anche sulla prima parte, trasmettendola alla dottoressa D'Agostini, e poi io risponderò senza nessun problema, naturalmente. Iniziamo quindi da questo punto dove ci eravamo sostanzialmente lasciati, vale a dire l'analisi teorico quasi esegetica, oserei dire, dell'articolo 1,2 lettera A del decreto legge 76 del 2020 come modificato, vale a dire la disciplina dell'affidamento diretto. Avevamo già illustrato ampiamente i profili problematici che derivavano dalla locuzione anche senza consultazione di più operatori economici, e avevamo analizzato specificamente il famoso tema dei preventivi, prendendo in considerazione anche qualche pronuncia particolarmente recente, quindi del 2021, per enucleare quali erano e quali sono le problematicità legate a quell'espressione, anche individuando alcune soluzioni operative che spero possano esservi d'aiuto e comunque utili per inquadrare in modo corretto, la disciplina, cercando di trovare sempre, visto il nostro approccio, una soluzione che possa aiutarci nella prassi. E volevo partire proprio da questa slide perché era quella sostanzialmente sulla quale ci eravamo lasciati. E mi ero interrotto proprio su questa slide, ribadendo l'utilità, e invito davvero come consiglio anche metodologico di lavoro di consultare sempre i pareri che trovate sul sito del MIT, ora MIMS, perché sono davvero molto significativi, come peraltro abbiamo avuto modo di apprezzare sia nella puntata del 26 ottobre, ma anche in qualche webinar che abbiamo già seguito insieme quest'estate. Ecco, mi ero fermato proprio a questa slide perché, alla luce del ragionamento che avevamo fatto sulle slide precedenti relativamente al tema della consultazione del mercato tramite richiesta, di preventivi, questa slide, con questo parere che io ho riportato letteralmente, come vedete tra virgolette, del MIMS, il parere 764 del 2020, credo che sintetizzi in modo molto significativo e con grande chiarezza quello che abbiamo detto relativamente alla locuzione anche senza consultazione di più operatori economici, riportata, come abbiamo visto poc'anzi, proiettando la slide, nell'articolo 1,2 lettera A del decreto legge 76 del 2020. Questo parere, a mio avviso, sintetizza in modo piuttosto evidente gli argomenti che abbiamo affrontato nello scorso webinar. Secondo il MIMS, e scusate se leggo letteralmente, l'eventuale confronto di preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice, salvo che ciò comporti un'eccessiva dilazione dei tempi di affidamento, che invece sarebbe in contrasto con la ratio della semplificazione. Giova inoltre precisare che negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione. Mi fermerei un attimo qui. Innanzitutto, il primo periodo. L'eventuale confronto di preventivi di spesa. Come peraltro si desume dalla lettera dell'articolo 1,2 lettera A del decreto legge 76 del 2020, disciplina dell'affidamento diretto, che probabilmente avrete sotto anche la normativa, visto che era tra il materiale utile,
Come si desume letteralmente da quella disposizione, la richiesta di preventivi, abbiamo visto, non è un obbligo da parte dell'amministrazione, trattandosi di un'eventualità, perché abbiamo visto come la richiesta di più preventivi per procedere poi ad un affidamento diretto è sicuramente, come dice lo stesso MIMS, una best practice, è sicuramente il modo più veloce per fare la famosa indagine di mercato, per stabilire l'economicità dell'affidamento. Quindi sicuramente lo strumento che più si utilizza, io stesso nella mia, diciamo, attività, credo che la richiesta di preventivi per stabilire la congruità economica di un determinato affidamento sia la best practice, per utilizzare le stesse parole utilizzate dal MIMS, ma anche da ANAC, e sia anche il metodo più veloce, quindi badiamo anche a questi aspetti più di carattere operativo. Ma ovviamente, come abbiamo visto, non è l'unico, quindi posso procedere ad un'analisi di mercato di questo tipo anche mediante anche st altri strumenti, anche mediante un'indagine di mercato che sia diversa. Sicuramente, come ci siamo già più volte detti, il richiedere più preventivi, oltre a rappresentare una best practice, è anche quello maggiormente, diciamo, veloce per consentire di valutare la congruità economica dell'offerta, perché abbiamo visto che una delle parti della motivazione dell'affidamento diretto, oltre che attiene al principio di economicità dell'azione amministrativa, è proprio quello della congruità economica. Salvo che ciò comporti un'eccessiva dilazione dei tempi di affidamento. Ricordiamoci sempre che ci collochiamo fino al 30 giugno 2023 nel contesto dell'applicazione dei decreti semplificazioni 1 e bis. Ai quali è sottesa sicuramente una ratio significativa, quella dell'accelerazione della semplificazione procedurale. Con questa frase, quindi, salvo che ciò comporti un'eccessiva dilazione dei tempi di affidamento, se vi ricordate, l'avevamo tradotta nella puntata del 26 ottobre con un'espressione un po' più plastica e sicuramente meno degna di quanto sia quella utilizzata invece dal MIMS, che è molto più tecnica, di concorrenza compulsiva, cioè evitare che un'indagine di mercato eccessivamente approfondita a fronte magari di un affidamento di diciamo, rilevanza economica ridotta, porti alla frustrazione della ratio principale a cui sottesa all'intervento del legislatore del 2020 e del 2021, che è quello dell'accelerazione della semplificazione. Ma questo attiene, come ci siamo detti anche la volta precedente, alla stessa capacità decisionale dell'amministrazione, allo stesso amministrare, e quindi è una scelta che deve essere fatta con razio, in ragione anche alla proporzionalità dell'affidamento. Quindi, questo primo periodo del parere del MIMS, innanzitutto, va a sintetizzare quello che avevamo detto in relazione all'obbligatorietà o meno di richiedere preventivi. Obbligatorio o no, è sicuramente la modalità più veloce, più pratica, per mutuare le parole del parere. Non dobbiamo mai trascendere però nella cosiddetta concorrenza compulsiva, che va a frustrare le ragioni sottese al decreto semplificazioni, ma anche le ragioni che attengono ai principi di economicità, efficienza e proporzionalità dell'azione amministrativa. Dobbiamo trovare, scusatemi l'espressione che non vuole essere semplicistica, un giusto equilibrio tra il valutare la congruità economica dell'affidamento e senza trascendere in un appesantimento dell'attività amministrativa, perché anche questa naturalmente ha una sua onerosità. Giova inoltre precisare, continua il parere, che negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione. Secondo me questo è un punto molto significativo, che peraltro era stato sollevato anche da alcune vostre domande nella puntata precedente e che vorrei con voi riprendere. Torno un attimo alle nostre, indietro alla nostra slide di sintesi. Servizi e forniture, per lavori vale la stessa dicitura. Focalizzerei la vostra attenzione sulla prima riga, affidamento diretto per importo inferiore a 139.000 euro, 150.000 nel caso di lavori, procedura e l'affidamento diretto, criterio.
Vedete, il parere del MIMS a 750 del 2020 aveva già precisato che non vengono in considerazione per gli affidamenti diretti criteri di aggiudicazione. Le stazioni appaltanti potranno, nell'ambito della determina contraria o atto equivalente, evidenziare le ragioni qualitative ed economiche poste a fondamento dell'individuazione dell'affidatario diretto. Quindi il MIMS già nel 2020, all'epoca MIT, nel parere 757 del 2020, aveva già chiarito, secondo me in modo condiv assolutamente condivisibile, scusate, che non vengono in considerazione criteri di aggiudicazione. Torno al nostro parere attuale. Quindi già nel parere 757 del 2020, il MIMS aveva chiarito che nel caso di affidamenti diretti non si applicano, non vengono in considerazione criteri di aggiudicazione che siano quelli tipici. Il MIMS nel parere 774 del 2020 quindi conferma questa sua lettura, quindi vi è anche un'unità di lettura di questa applicazione, cioè dice giova precisare che negli affidamenti diretti, attenzione a questo passaggio, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione. Secondo me, in modo molto preciso, vedete quali termini utilizza il parere del MIMS. Un conto è il confronto competitivo, altra cosa è il raffronto tra preventivi. Un confronto competitivo che possa dirsi tale, allora presupporrebbe in effetti l'utilizzo di criteri di aggiudicazione come li conosciamo, articolo 95 del codice dei contratti. Ma un conto è il confronto competitivo, cosa che non si verifica negli affidamenti diretti. Un conto è il raffronto tra preventivi, che invece nel caso di affidamenti diretti che abbiano come presupposto la richiesta di preventivi, è invece proprio quello che viene ad instaurarsi, cioè un raffronto tra preventivi, non un confronto competitivo. Quest'ultimo, il confronto competitivo, sottolineo questo passaggio, presupporrebbe allora l'applicazione di criteri di aggiudicazione, ma vedete il MIMS in modo molto oculato, non parla di confronto competitivo, parla di raffronto tra preventivi. Quindi, quando faccio una richiesta di più preventivi per valutare quello che ci siamo detti, cioè la congruità economica e forse anche la qualità della prestazione, ma soprattutto la congruità economica, non devo applicare necessariamente dei criteri di aggiudicazione e non devo applicarli, o meglio, non necessariamente. Perché appunto non sono nell'ambito di un confronto competitivo, ma sono nell'ambito di una procedura che si chiama affidamento diretto, che è pur sempre una procedura amministrativa, ma che però non ha in pancia, scusatemi l'espressione, il confronto competitivo strettamente inteso, che presupporrebbe appunto l'applicazione di un criterio di aggiudicazione. Ecco, volevo rispondere proprio su questo passaggio a una vostra sollecitazione. Era stata posta il 26 ottobre una domanda che diceva: devo indicare nel preventivo il criterio di aggiudicazione? Lo devo indicare? No, non necessariamente, non devo indicare nel preventivo quale sarà il criterio di aggiudicazione che l'amministrazione applicherà nella scelta tra più preventivi, non lo devo necessariamente indicare. Se proprio voglio indicare quale può essere un criterio orientativo che ispirerà l'amministrazione nella scelta del preventivo, il mio consiglio è, se proprio lo volete fare, di indicare criteri di massima, molto flessibili, molto di carattere generale. Perché se viene indicato nella richiesta di preventivo un criterio di aggiudicazione strettamente inteso, preciso, magari addirittura più criteri di aggiudicazione, stiamo un po' attenti perché è come legarsi le mani fondamentalmente, scusate l'espressione. Nel senso, e ve la traduco in termini più giuridici, che abbiamo visto, se vi ricordate proprio anche lo scorso webinar, abbiamo visto come c'è un principio immanente all'ordinamento, che è quello del cosiddetto autovincolo dell'amministrazione,
L'affidamento diretto, lo dice la giurisprudenza, avevamo visto anche una sentenza sul punto, è una procedura snella, caratterizzata, se vi ricordate, diceva quella sentenza che avevamo esaminato e che è nelle slide, caratterizzata dall'informalità. Certo, però, che se l'amministrazione si autovincola e nella richiesta di preventivo abbonda con indicazioni di criteri di aggiudicazione che dovranno orientare la scelta dell'amministrazione rispetto al preventivo migliore, attenzione perché allora diventa un autovincolo per l'amministrazione che di fatto si è legata le mani. Tradotto in termini forse più semplici e più operativi, non importa che io nella richiesta di preventivi dica qual è il criterio che io voglio applicare per scegliere il migliore. Non importa, se uno lo vuole fare, se un'amministrazione lo vuole fare, lo può fare, se non lo fa, non c'è nessun problema perché siamo di fronte a un affidamento diretto che poi dovrà essere motivato in sede di determina di affidamento. Ma andare ad indicare in una richiesta di preventivo quali criteri dovrò seguire, rischia di autovincolare l'amministrazione, rischia di legare le mani all'amministrazione. E magari qualcuno che ci teneva particolarmente a quell'affidamento potrebbe anche avere degli elementi, per presentare ricorso innanzi al giudice amministrativo, soprattutto quando poi si verifichi, ad esempio, parlo dell'ipotesi più patologica, una contraddittorietà tra quanto rappresentato dall'amministrazione nella richiesta di preventivo e quanto poi tradotto nella determina di affidamento. Quindi dobbiamo prestare attenzione ad una serie di elementi se decidiamo di fare una richiesta di preventivo, chiamiamola hard, aggressive, dove c'è l'indicazione dei criteri di aggiudicazione. Siccome la norma non lo richiede, siccome non c'è richiesto da nessuna parte, valutate, bisogna un po' valutare per singole fattispecie, a volte può convenire, però quello che io voglio evidenziarvi è che deve essere una valutazione assolutamente meditata perché porta alle conseguenze che ho cercato di sintetizzarvi. Ribadisco, bisogna avere riguardo alle singole fattispecie, ma tendenzialmente essere molto precisi nelle richieste di preventivo in genera questi possibili inconvenienti. Se proprio serve, vi ribadisco il consiglio, cercate di essere abbastanza flessibili, abbastanza laschi, si dice a Bologna sostanzialmente. Ecco, un'altra cosa che vi volevo evidenziare, suscitata da uno dei quesiti precedenti, posti nella precedente edizione, mi si chiedeva se è lecito indicare nella richiesta di preventivo un compenso massimo a disposizione dell'amministrazione. Allora, nelle richieste colgo l'occasione di questa domanda anche qui per esprimervi quello che può essere un consiglio molto pratico. Ve la rileggo, dice, è lecito indicare nella richiesta di preventivo un compenso massimo a disposizione dell'amministrazione? Rispondo anche a una domanda in chat che ho intravisto con la coda dell'occhio. Allora, la richiesta di preventivo va sicuramente dettagliata perché dobbiamo essere consapevoli, consci che per avere la risposta che vogliamo, il servizio che vogliamo, dobbiamo essere precisi nel descrivere ciò di cui l'amministrazione ha bisogno. Questo sicuramente sì. Quindi un conto è dettagliare le caratteristiche del servizio, della fornitura, dei lavori che l'amministrazione intende acquisire. Questo sicuramente è importante perché vogliamo una risposta che sia in linea con le esigenze dell'amministrazione, naturalmente. Altra cosa, come ci dicevamo, invece, indicare dei criteri di aggiudicazione. Ecco, se capisco bene la domanda che io vi ho ricordato, che è interessante, se è lecito indicare un compenso massimo. È lecito, direi di sì, utile, direi di no, non lo farei perché altrimenti il rischio è quello che l'operatore economico si attesti sul livello massimo a disposizione dell'amministrazione. Forse è più conveniente dire io amministrazione voglio affidare questo servizio a 100 euro.
da lì in giù, non dire io ho, è diverso dire questo dal dire io ho massima disponibilità di 100 euro, state sicuri che tutti gli operatori economici presenteranno un'offerta di 100, questo è indubbio, quindi è lecito sì, conveniente secondo me non tanto, fa parte della strategia di acquisto e io non lo farei mai, direi piuttosto l'amministrazione intende affidare il servizio di per un corrispettivo di euro 100 presentatemi i preventivi. Poi naturalmente l'operatore economico che intende aggiudicarsi l'affidamento, che intende risultare affidatario, sarà cura dell'operatore economico presentare naturalmente un'offerta che sia in linea, come diceva il collega, con le richieste fatte dall'amministrazione in relazione alle proprie esigenze. Ma probabilmente presenterà un'offerta che magari è un po' meno di quello che l'amministrazione intende individuare come corrispettivo. Vedete quindi come ribadisco il consiglio di consultare i pareri del MIMS e di analizzarli magari in modo molto, molto attento perché sono davvero lungimiranti, guardate quante considerazioni ne emergono. Continuo nella lettura del parere. Quanto all'eventuale richiesta di preventivi, se è tutto chiaro, se anche volete darmi qualche riscontro in chat, mi fa piacere. Quanto all'eventuale richiesta di preventivi alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante competente in materia determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del proprio contraente diretto. Grazie per i riscontri. Vi rileggo questo passaggio, è molto importante anche perché enuclea concetti molto rilevanti di teoria generale che ci aiuteranno anche nelle lezioni, nei webinar, scusate, di fine novembre. Quanto all'eventuale richiesta di preventivi alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante competente in materia, determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del proprio contraente. Ora, visto che voi avete le slide, sicuramente immagino anche stampate, mi permetto di andare alla successiva, ma tenete anche sotto il parere del MIMS. Il parere del MIMS, vedete, parla di discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario. Volevo evidenziarvi questo passaggio di teoria generale perché chiude il discorso rispetto al tema preventivo sì, preventivo no e come chiederlo, insomma, un po' quello che ci siamo detti anche nello scorso 26 ottobre. Posto che chiedere i preventivi, abbiamo già detto, è solo uno dei modi con cui l'amministrazione può procedere ad analizzare il mercato per giungere ad un'offerta che sia congrua dal punto di vista economico, è solo uno dei modi, alziamo un po' il livello, visto che forse fino a qui è tutto chiaro. Chiedere i preventivi. A quali operatori economici chiederli? Perché a volte c'è anche questo dubbio. Se lo chiedo a tutti gli iscritti a una determinata categoria merceologica, naturalmente il problema non si pone. Ma a chi chiederlo? L'amministrazione è una scelta che fa liberamente a quale operatore economico chiedere, o meglio, a quali operatori economici chiedere i preventivi. Se lo chiede a tutti gli iscritti a una determinata categoria merceologica, ribadisco lì, le chiacchiere stanno a zero, come si suol dire. Ma se l'amministrazione vuole chiederne due, tre di preventivi in relazione, insomma, alle proprie esigenze, l'amministrazione è una scelta libera, una scelta più tecnicamente detta di merito che fa l'amministrazione. Quindi, trattandosi di scelta di merito dell'amministrazione, è una scelta che peraltro, spostando il ragionamento in chiave processuale, non è sindacabile dal giudice amministrativo. Se vi ricordate, apro questa piccolissima parentesi per chi ha delle conoscenze anche di diritto processuale, la giurisdizione di merito è solo in alcune tassative ipotesi circoscritta all'articolo 134,
del codice del processo amministrativo, decreto legislativo 104 del 2010, la giurisdizione cosiddetta di merito del giudice amministrativo non può che essere su talune tassative ipotesi espressamente elencate nell'articolo 134 del decreto legislativo 104 del 2010, il cosiddetto codice del processo amministrativo, codice del processo amministrativo che vi invito magari se di vostro interesse riguardare e mi scuso se non c'è il tempo di soffermarmi sul tema della giurisdizione di merito. Altra cosa invece, come correttamente ci dice il NIMS, è valutare i preventivi pervenuti. Questa non è più una valutazione di merito, ma è una valutazione di carattere discrezionale che fa l'amministrazione. Quindi un conto è il primo passaggio, vale a dire chiedere i preventivi e a chi chiederli. È una scelta che si dice tecnicamente di merito. La valutazione dei preventivi che sfocerà nella determina di affidamento, nell'atto di affidamento, è invece una scelta di carattere discrezionale che fa la pubblica amministrazione. Questo chiude il cerchio rispetto a quanto ci siamo detti, vale a dire che l'affidamento diretto, per quanto sia un affidamento di una procedura informale, come dice la giurisprudenza recente, è pur sempre, non tralasciamo il primo passaggio, una procedura, è pur sempre un atto amministrativo, è pur sempre una procedura amministrativa. E come tale rientra nell'alveo di quell'attività amministrativa di carattere discrezionale, tant'è che le determine a contrarre, ce lo dice anche il codice, in realtà devono essere motivate. E questa motivazione sostanzia la scelta discrezionale della pubblica amministrazione, che in quanto tale, in quanto scelta discrezionale, sarà sindacabile dal giudice amministrativo nell'esercizio della sua giurisdizione di legittimità, quindi giurisdizione di merito che attiene alla valutazione di merito della pubblica amministrazione, circoscritta però solo a talune tassative ipotesi che ritrovate nell'articolo 134 del codice del processo amministrativo e che valutazione di merito che riguarda solamente la scelta del chiedere o meno a chi chiedere il preventivo, una scelta quindi che abbiamo visto non sindacabile dal giudice amministrativo perché non rientra nelle ipotesi di giurisdizione di merito. Altro tema invece è la valutazione che l'amministrazione fa in sede di affidamento, diciamo, vero e proprio, ma tanto ci capiamo. Ecco, in questo caso, trattandosi di una procedura amministrativa, seppur, come dice la giurisprudenza, informale, ma avevamo visto in che senso informale, è comunque una procedura amministrativa, è comunque un atto che va motivato, e quindi è necessario motivare specificamente la scelta dell'operatore economico, come ricordato anche da un nostro, collega, in chat. Una scelta che in quanto discrezionale è sindacabile dal giudice amministrativo nell'esercizio della sua giurisdizione cosiddetta di legittimità. Secondo me questo può chiudere un po' il cerchio anche dell'analisi di che cos'è l'affidamento diretto in termini di procedura amministrativa. Poi ci torneremo anche a fine novembre, ma intanto mi faceva piacere chiarire questi aspetti e scusatemi anche la digressione sul lato processuale, che però a volte aiuta a capire anche l'aspetto di diritto sostanziale. E spero di essere stato chiaro e che sia anche di utilità. Se è tutto chiaro, anche qui vi disturbo chiedendovi un riscontro rispetto al tema preventivi e alla locuzione introdotta dal decreto semplificazioni, torno un attimo sulla norma che voi avrete più comodamente sotto, poi ho visto che ci sono alcune domande un pochino più articolate e a queste naturalmente darò risposta scritta il prima possibile. Grazie anche per il riscontro. Visto il lungo tempo dedicato sia il 26 ottobre che oggi, alla prima parte, diciamo, della norma, dell'articolo 1,2 lettera A, dove reca la locuzione anche senza consultazione di più operatori, economici, procederei nell'esame, di questa norma, questa disposizione che voleva sicuramente nell'animo di semplificare, ma vedete in realtà
quante problematiche di carattere sia di teoria generale che applicativa possono insorgere. Come sempre, cerchiamo di dare qualche soluzione utile, oltre che fare un esame sterile della normativa. Quindi, la stazione appaltante, nel caso di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, procede mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici. Esaurito questo passaggio, procediamo nella lettura di questa nuova disposizione nuova, insomma, relativamente. E l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento. Mi fermerei qui. Pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento. Che questa espressione abbia, una sua caratura importante e ponga delle problematiche, ce lo dice il fatto che anche in questo caso è intervenuto un parere del MIMS, tra l'altro molto recente, del 2021. Adesso mi scuso se c'è qualche collega del MIMS, ma non ricordo la data, che però adesso analizzeremo. Ecco, questa espressione, pregresse, documentate, esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, pone, insomma, diverse problematiche, a mio avviso. Innanzitutto, che cosa si intende per esperienze analoghe? Scusate, torno al punto dove ci eravamo lasciati, voi invece cercate, se potete, di tenere sotto la norma. Sul tema esperienze analoghe, la giurisprudenza direi è abbastanza consolidata. Infatti, io volutamente, ci sono sentenze anche più recenti, però volutamente vi ho preso una sentenza, tra virgolette, vecchiotta, insomma, del 2017, di 4 anni fa, ma l'ho preso opportunamente perché volevo farvi, appunto, volevo evidenziarvi come in realtà il tema di che cosa si intenda per esperienza analoga, per servizio analogo, fornitura analoga, lavori analoghi è uguale, sia, insomma, un tema che si è posto già da tempo, affrontato da una giurisprudenza direi sterminata. Se voi digitate qualsiasi chiave di lettura servizio analogo sul sito della giustizia amministrativa, ve ne vengono fuori, secondo me, a centinaia, e poi vedremo qualche caso anche più recente. Ecco, sul punto. È un elemento questo che ci aiuta, per risolvere anche una domanda che mi era stata opportunamente posta, nello scorso webinar. Il Consiglio di Stato, che non inventa niente, nel senso che riprende ormai una dicitura che, come vi dicevo, è copiata e incollata, scusate questa espressione, nella giurisprudenza, dice: nelle gare pubbliche, laddove il bando richieda quale requisito il pregresso svolgimento di servizi analoghi, tale nozione non può essere assimilata a quella di servizi identici, dovendosi conseguentemente ritenere in chiave di favor participationis che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientra nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere la prestazione. Il Consiglio di Stato e la giurisprudenza, scusate, in modo assolutamente costante, ribadisce che esperienze analoghe, scusatemi ancora, per esperienza analoga, appunto, va intesa come tale, cioè analoga, non identica. Se fosse richiesta un'esperienza identica, si verificherebbe quel fenomeno paventato da un collega nello scorso webinar precedente, nello scorso webinar, che mi aveva chiesto: le pregresse documentate esperienze bloccano le nuove imprese, quelle giovani, e quindi come si pone questa locuzione della legge? Questa locuzione della legge che davvero sembrerebbe chiudere alle PMI, a chi magari è sul mercato da poco, quindi alle giovani imprese, visto che anche a livello europeo si sbandiera la necessità di valorizzare invece le start-up e comunque le imprese giovani, chiamiamole così. Ecco, la giurisprudenza, rispetto anche al quesito molto opportunamente posto da un collega la volta precedente,
offre un po' un correttivo perché dice non deve trattarsi di un servizio identico, ma deve trattarsi di un servizio analogo. Mi rendo conto che, o di un'esperienza meglio, più generale, analoga, mi rendo conto che questo risolve solo in parte il problema posto. Quindi, però sicuramente un correttivo, perché pensate all'effetto in cui si chiedesse un servizio identico, ecco che io sarei obbligato, l'operatore economico, ad avere un'esperienza proprio con riguardo, proprio in quel determinato settore, proprio in quella determinata attività. Quindi ciò si tradurrebbe in una chiusura della concorrenza, a frustrazione dei principi di derivazione europea del favor participationis, cioè del favorire la partecipazione, mutuando le parole del Consiglio di Stato. Quindi esperienza analoga significa, traducendola, che bisogna aver riguardo al contenuto della prestazione, quindi alla sua attenere allo stesso settore imprenditoriale o professionale. Se volete, mi spiego anche un pochino meglio con qualche esempio che io ho cercato tra i più recenti, insomma, di estrapolarvi. Ad esempio, c'è una sentenza che vi metto in chat il numero, TAR Sicilia 1609 del 2018. Chi volesse andarla a leggere, trovate in chat il riferimento. Ecco, ad esempio, in questa pronuncia, TAR Sicilia 1609 del 2018, che vedete è arrivata in sede contenzioso, quindi il tema ci sta tutto. Il bando di gara, la procedura, riguardava l'affidamento di una fornitura di convogli per il trasporto passeggeri su rete ferroviaria a trazione quindi elettrica, quindi trasporto passeggeri a trazione elettrica, e richiedeva una certa esperienza, adesso non mi ricordo, rispetto a questa determinata prestazione, fornitura di vagoni, insomma, per la rete ferroviaria a trazione elettrica. Ebbene, era stata esclusa una ditta perché un operatore economico, asserita assenza del requisito dell'esperienza pluriennale, forse era richiesto 3 anni, 5 anni, adesso non mi ricordo, ma è irrilevante, perché l'esperienza fatta valere dall'operatore economico escluso riguardava convogli non a trazione elettrica ma a trazione diesel. Ecco, il TAR ha censurato l'esclusione di questo, ha censurato l'esclusione dichiarandola illegittima proprio perché l'esperienza fatta valere dall'operatore economico escluso era un'esperienza analoga, come pacificamente ammesso dalla giurisprudenza, quindi illegittimità degli atti di gara nella parte in cui richiedevano invece un affidamento identico, un'esperienza maturata, scusatemi, in un'attività, in una commessa identica. E invece lì, come vedete, la trazione elettrica, trazione diesel è sicuramente invece è caratterizzato da un rapporto di analogia, non certo di identicità, ma di analogia, ciò che basta per far valere l'esperienza richiesta dai documenti di gara. Un'altra sentenza che potete andarvi a leggere, che io vi ho brutalmente sintetizzato come quella del TAR Sicilia, è TAR Puglia, anche questa ve la metto in chat per comodità. TAR Puglia Bari, sentenza 119 del 2019. Anche lì il ragionamento che viene fatto è sostanzialmente identico. Scusate, c'è mancato uno spazio. TAR Puglia, sentenza 119 del 2019. Anche lì il ragionamento è identico. Vi invito a leggere anche questa sentenza, che tra l'altro fa un ragionamento sulle CPV. Adesso non starei a sintetizzarvelo, la sentenza è molto chiara, se non ricordo male, anche piuttosto breve. Ho voluto darvi questi due esempi, questi due flash per attualizzare il principio di diritto affermato dal Consiglio di Stato nel 2017, ma visto che vi ho riportato una pronuncia del 2017, ho voluto evidenziarvi anche qualche sentenza un po' più recente, anche per farvi vedere come in realtà il ragionamento sia assolutamente coerente nelle pronunce giurisprudenziali. Torno sempre per non perdere il filo del nostro ragionamento al nostro
ormai pluriconosciuto articolo 1,2 lettera A del decreto semplificazioni. Pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento. Spero di aver chiarito che cosa si intende per esperienza analoga a quella oggetto di affidamento. Pregresse, direi che non ci sono problemi. Mi soffermerei sul documentate perché, tra l'altro, il parere del MIMS che volevo ora proiettarvi e evidenziarvi interviene proprio su come documentare le esperienze analoghe pregresse, posto che spero sia abbastanza chiaro che cosa si intenda per esperienza analoga, differentemente da esperienza identica. Vado un attimo avanti, ecco. Il parere del MIMS è proprio intervenuto su questo passaggio e ci dice che appare corretto riferire l'espressione in possesso di pregresse documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'articolo 83,1 lettera C. Dunque, per quanto riguarda i servizi, questa espressione si applica a tutti gli affidamenti compresi tra 0 e 139.000 euro. Il MIMS quindi ci dà un elemento in più, ci dice che per quanto riguarda servizi e forniture, quelle esperienze analoghe pregresse vanno riferite ai requisiti di capacità tecnica e professionale, articolo 83,1 lettera C. Ed è un riferimento che vi invito a riprendere. Quindi è importante questo riferimento perché ci consente di dire che per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale vale quanto stabilito dall'articolo 83,6 che si riferisce proprio alla capacità tecnica e professionale, articolo 83,6, ve lo ripeto, del codice dei contratti, del decreto legislativo 50. Del 2016, che fa riferimento proprio a questo tema, vale a dire al possesso da parte degli operatori economici, lo leggo testualmente, delle risorse umane e tecniche per lo svolgimento dell'affidamento, con la possibilità quindi di avvalersi dei classici mezzi di prova messi a disposizione dal codice per gli operatori economici per dimostrare il possesso della capacità tecnica e professionale. Detto più tecnicamente, rispetto a questa mia spiegazione, che forse voleva tradurre in termini più semplici quanto previsto dalla normativa, detto più tecnicamente, occorre leggere, secondo il parere del MIMS, in combinato disposto, l'articolo 1,2 lettera A del decreto legge 76, nella parte in cui fa riferimento alle esperienze analoghe pregresse e documentate, in combinato disposto questa disposizione con l'articolo 83,1 lettera C e quindi con i mezzi di prova messi a disposizione dal codice per gli operatori economici al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale. Vi ripeto questo passaggio. Da questo parere del MIMS, che ci rinvia per servizi e forniture all'articolo, specificamente riguardo i servizi, il parere. Alla luce di questo parere del MIMS, occorre considerare l'articolo 1,2 lettera A del decreto legge 76, nella parte in cui fa riferimento alle pregresse documentate esperienze analoghe, questa disposizione va letta in combinato disposto con l'articolo 83 ed in particolare con l'articolo 83,1 lettera C del codice, che quindi mette a disposizione degli operatori economici tutti i mezzi di prova previsti dal codice stesso per dimostrare il possesso della capacità tecnica e professionale con riferimento ad esperienze analoghe, non identiche, ma esperienze analoghe. Quindi, per dare corpo a quell'espressione contenuta nel decreto semplificazione di pregresse e documentate esperienze analoghe, il riferimento va ai requisiti dell'articolo 83,1 lettera C, ai requisiti di capacità tecnica e professionale, per dimostrare i quali il codice appronta i mezzi di prova previsti dal comma 6 dello stesso articolo 83 e poi anche dagli allegati al codice stesso. Quindi il MIMS ci dà questa possibilità.
e ci offre il destro per interpretare in modo operativamente applicabile quella disposizione contenuta nel decreto semplificazioni. Un discorso che vorrei farvi anche a parte per quanto riguarda i lavori, apro una piccola parentesi, vedo alcune domande in chat per non interrompere troppo l'esposizione, come dicevo, ti darò risposta scritta anche. Per quanto riguarda i lavori, farei un discorso a parte, che io ho ritrovato anche in un contributo di dottrina che mi è capitato di studiare. Lavori, abbiamo detto che affidamento diretto per servizi e forniture ai sensi del decreto semplificazioni, qualora si tratti di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro. Lavori, affidamento diretto sì, quando si tratti di prestazioni di importo inferiore a 150.000 euro. Ecco. Per quanto riguarda i lavori, la dimostrazione delle pregresse esperienze analoghe, siamo sempre qui, cioè come dimostrare le pregresse esperienze analoghe, come richiesto dal decreto semplificazione, per i lavori c'è un interessante ragionamento, anche abbastanza operativo, che può aiutare nella prassi, legato al fatto che è ancora in vigore l'articolo 90 del DPR 207 del 2010. Articolo, ve lo riporto in chat, 90 del DPR 207 del 2010. Vale a dire il vecchio, chiamiamolo vecchio, insomma, regolamento di esecuzione, che come sapete, l'avevamo anche visto in una puntata precedente, nonostante il decreto 163-2006 sia ovviamente superato, invece il DPR 207 del 2010 per diverse parti è ancora in vigore. Articolo 90 del DPR 207 del 2010. Se lo andate a riprendere anche andando un attimo in Google, lo trovate subito anche su Bosetti e Gatti. L'articolo 90 del DPR 207 del 2010 fa proprio riferimento. Leggo la rubrica, la leggo testualmente, requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro. L'articolo 90, se lo andate un attimo a riprendere, disciplina precisamente i requisiti tecnico-organizzativi per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, che è esattamente la dicitura, la soglia, chiamiamola così, entro la quale posso operare con un affidamento diretto ai sensi del decreto semplificazioni. Questa norma, l'articolo 90 del DPR 207 del 2010, ci aiuta e ci dà un addentellato normativo, come si dice in gergo, per applicare operativamente quella locuzione riportata nel decreto semplificazione di dimostrare le pregresse esperienze analoghe. Perché l'articolo 90 del DPR 207 del 2010, che io richiamerei anche per nostra utilità, e lo richiamo non mi sembra peregrino, anzi mi sembra molto preciso e molto utile anche, l'articolo 90 del DPR 207 del 2010 per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, ci dice che i requisiti tecnico-organizzativi, pregresse esperienze analoghe, devono essere dimostrati come prevede l'articolo 90, a meno che l'impresa sia in possesso della cosiddetta, e sapete bene di cosa si tratta, attestazione SOA. Significa che se l'operatore economico è in possesso dell'attestazione SOA, articolo 90 del DPR 207 del 2010, ebbene si può ritenere che sia sufficiente per dimostrare il possesso di pregresse esperienze analoghe. Questo ci può aiutare, è un riferimento all'articolo 90 del DPR 207 del 2010, specificamente dedicato ai lavori di importo pari o inferiori a 150.000 euro, che ci dice che laddove l'operatore economico che partecipa alla nostra procedura,
vuole essere destinatario di un affidamento diretto abbia l'attestazione SOA, quella è sufficiente per dire che abbia raggiunto la prova del possesso di pregresse esperienze analoghe. Ecco, il riferimento all'articolo 90, ribadisco, secondo me è molto interessante. Voglio anche sottolineare ad onor del vero che l'ho ritrovato in un contributo, e mi scuso con l'autore, non ricordo l'autore. Ho ritrovato in un contributo, e lo sottolineo nuovamente per correttezza, lo condivido, non è una cosa di cui, come si suol dire, mi sono accorto io, ma l'ho appunto studiato, l'ho letto, e secondo me è un argomento piuttosto interessante, anche perché è una disposizione vigente, non vedo perché non ci può essere, non ci possa essere utile, non vedo perché non leggerla in combinato disposto con la previsione introdotta dal decreto semplificazioni. E ho visto anche qui al volo un commento di un nostro collega che richiama in chat la delibera 681 del 2019. Io qui vorrei fare un rimprovero perché era una cosa che volevo dire io, e scherzo naturalmente, e invece l'ha evidenziata molto correttamente il vostro collega. No, no, bravissimo. Sul punto è intervenuta anche una delibera ANAC, la 681 del 2019. Ringrazio ancora il collega per averla scritta e riportata in chat, che prevede esattamente quello che trovate riportato, vale a dire la possibilità per l'operatore economico di avvalersi del cosiddetto CEL, certificato di esecuzione lavori, che se non ricordo male, chiedo conferma anche al collega che l'ha scritta, se ha modo di verificare, credo che sia l'articolo 86,5 bis del codice, articolo 86,5 bis, magari se volete verificare, dare conferma in chat. È correttissimo, al di là del riferimento normativo, che vediamo se lo conferma, il richiamo, il rinvio alla delibera ANAC, ok, quindi articolo 86,5 bis del codice. Il rinvio, ma quello che importa è quello evidenziato dal collega, vale a dire, cioè la delibera ANAC 681 del 2019, che consente anche di utilizzare giustamente quest'altro strumento, cioè il certificato di esecuzione lavori. Quindi un operatore economico che si troverà in possesso anche dell'attestazione SOA potrà produrre l'attestazione SOA, se non ce l'ha, potrà invece avvalersi di quanto previsto dalla delibera ANAC 681 del 2019. Naturalmente, lato amministrazione, cosa dobbiamo fare se uno ha l'attestazione SOA? Possiamo avvalerci dell'articolo 90 del DPR 207, quindi è più che sufficiente. Se non ce l'ha e ci presenta il certificato di esecuzione lavori, va benissimo anche quello. L'importante è che, ce lo dice la norma, sia in un qualche modo attestata o certificata, a dire che dir si voglia, a seconda di quello che viene prodotto, il possesso della pregressa esperienza analoga. Perché non torno indietro con la slide per non tediarvi, ma abbiamo appena visto, e se avete sotto la norma e l'articolo 1 del decreto semplificazioni, la normativa lo chiede, diciamo, in modo, come posso dire, in modo cogente, non è che lascia la possibilità. Quindi lo dobbiamo assolutamente comprovare. Lato amministrazione, ci avvarremo dell'attestazione SOA, ci avvarremo del CEL, lato operatore economico identicamente. Spero che questa lettura possa anche, chiarire un po' la portata applicativa di quella disposizione. E naturalmente anche aiutarvi in questi passaggi, quindi sia lato amministrazione sia lato operatore economico che potrà produrre l'attestazione SOA, oppure laddove richiesto, naturalmente potrà produrre il CEL trattandosi adesso di strumenti equipollenti, quindi non vorrei insomma anche tediarvi su questo passaggio che immagino conosciate forse anche bene. Se anche su questi punti è tutto chiaro, c'è qualche domanda un po' lunga, scusate, non riesco a leggerla al volo, come vi ho già ricordato, poi risponderò a tutte, quindi scusatemi se non riesco a farlo in diretta, specie su quelle che sono un pochino più articolate. Torno sulla slide indietro e scusatemi anche questo passaggio di avanti e indietro di slide, ma per avere un filo conduttore, poi dopo avrete le slide a disposizione, così vi ritrovate anche più facilmente.
ma su questa perché proietta la norma. Stazione appaltante procede all'affidamento diretto anche senza i preventivi, esigenza che siano documentate le pregresse esperienze analoghe, documentate attestazione SOA, CEL richiesto alla stazione appaltante, anche individuati tra coloro iscritti in elenchi o albi, comunque nel rispetto del principio di rotazione. Ultimo passaggio, scusate, ho girato troppo in fretta. Quindi vedete, per riprendere le fila del discorso, erano fondamentalmente tre i punti importanti di questa disposizione: il tema dei preventivi, il tema delle pregresse esperienze analoghe. L'ultimo tema che volevo affrontare con voi su questa norma è il tema, ho visto anche qualche domanda che non ho letto, solo visto il titolo, quello del principio di rotazione. Ritorno alle nostre slide, al punto dove ci eravamo lasciati. Ecco qua. Principio di rotazione, tema importante perché il riferimento al principio di rotazione nell'articolo 1,2 lettera A del decreto legge 76 del 2020 ce l'ha inserito il legislatore del 2021 con la modifica apportata col decreto legge 77. Quindi alla domanda: negli affidamenti diretti da decreto semplificazioni, quindi in applicazione dell'articolo 1,2 lettera A del decreto, si applica o non si applica il principio di rotazione? Se vi ricordate, in uno dei webinar, chi c'era naturalmente, ma vedo molti nomi noti e qualcuno forse c'era, nei webinar ante decreto 77 che abbiamo tenuto, ci eravamo posti questa domanda, ma il principio di rotazione si applica anche nel decreto legge 70, anche negli affidamenti diretti da DL 77? Ci eravamo posti il problema perché ancora non c'era il decreto legge 77 del 2021. E se vi ricordate, avevamo concluso con una risposta affermativa perché avevamo fatto un ragionamento. Il decreto legge 76 del 2020 comportava l'abdicazione delle procedure, o meglio la sospensione delle modalità procedurali di cui al comma 2 dell'articolo 36, solo di quel pezzo lì, cioè di quel del comma 2 dell'articolo 36, non di tutto l'articolo 36, e quindi non certo nell'ipotesi, non certo del comma 1, scusate, dell'articolo 36, che come sapete è il famigerato comma che cristallizza il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. Quindi già, diciamo all'epoca, insomma, ma si tratta di non tanti mesi fa, nonostante la norma non richiamasse il principio di rotazione espressamente, avevamo concluso che il principio di rotazione si applicasse anche negli affidamenti diretti da decreto semplificazioni come non modificato perché all'epoca appunto il decreto 77 non c'era. Ma questo perché? Questo secondo dato è importante perché ci serve anche per altre cose. Perché l'articolo 1 del decreto semplificazioni deroga sospendendolo solo al comma 2 dell'articolo 36, non tutto il resto dell'articolo 36, non tutto il codice naturalmente. Ecco, non derogava in particolare e non sospendeva il comma 1 dello stesso articolo 36 che aveva in pancia, che ha in pancia, scusate, il principio di rotazione. Il decreto legge 77 è intervenuto citando espressamente il principio di rotazione, quindi ormai nulla quaestio che il principio di rotazione si applica sia nell'ipotesi di procedura negoziata di cui alla lettera B del comma 2 dell'articolo 1, ma lì c'era anche prima, quindi il problema non si pone, sia, scusate, alle ipotesi di affidamento diretto di cui alla lettera A. Ora pacificamente previsto, quindi espressamente previsto, quindi la domanda che ci eravamo fatti prima del decreto 77 dando una risposta positiva ha trovato conferma poi nella, e non poteva che essere così, a questo punto non poteva che essere così e quindi anche questo passaggio è stato chiarito. Per quanto riguarda le procedure negoziate, prima di passare a, si applica sempre come la rotazione, prima di passare a quel punto, mi soffermo sul tema delle procedure negoziate che trovate
la cui modalità procedurale trovate esplosa per punti in quelle tabelle che io vi avevo fatto vedere nelle primissime slide. Scusate, non voglio farvi venire mal di testa, torno un attimo alla nostra tabelle. Trovate sia per servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro che per i lavori pari o superiore a 150.000 euro e pari o superiore a 1 milione di euro fino alla soglia europea, diciamo la sintesi delle modalità procedurali della procedura negoziata sulla quale non vi sto a tediare. Invece, tornando a dove eravamo rimasti, eccoci qua. Prima di procedere, volevo focalizzare la vostra attenzione sul fatto che il principio di rotazione trova applicazione rispetto agli affidamenti diretti, lettera A del comma 2. Lettera B del medesimo comma 2, procedura negoziata, è un criterio di rotazione che possiamo dire più aggressivo perché è condito da un'espressione abbastanza problematica, mi viene da dire, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate. Io ve l'ho riportata letteralmente. Ossia, la lettera B del comma 2 dell'articolo 1 del decreto semplificazioni, procedure negoziate, prevede che la procedura negoziata si svolga nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti che tenga conto di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate. Quindi il principio di rotazione aggressive è tale perché è qualificato da questa espressione introdotta dal legislatore già col decreto 76 del 2020. Questa espressione tiene dietro a una pronuncia della Corte Costituzionale, che mi ero segnato il numero anche, pronuncia 98 del 2020, ve la metto anche questa in chat, così avete il riferimento e lo potete copiare. Corte Cost 98 del 2020, che ha pronunciato, se c'è qualche collega della Toscana, l'avevo ricordato anche in un precedente webinar, ha pronunciato sull'illegittimità costituzionale di una legge regionale toscana, la legge regionale 18 del 2019, se non sbaglio, e la Corte si era un po' pronunciata su questo tema della dislocazione territoriale, quindi è un'espressione che probabilmente trova la sua preliminare così, affermazione in questa pronuncia della Corte Costituzionale che anche per ragioni di tempo non possiamo esaminare, ma che vi invito a leggere. Ecco, il problema adesso, essendo ad un webinar che vuole avere anche un taglio, anche suggerire qualche soluzione se la condividete o meno, io sono concorde con chi ritiene che questa espressione, per tradurla nella pratica, vada letta non in senso positivo, perché il tener conto della dislocazione territoriale, se qualcuno ha qualche intuizione, vi prego non solo di scrivere in chat, ma addirittura di intervenire, sarebbe molto gradito, perché in realtà, a mio avviso, più che leggerla in positivo, che si fa davvero difficile dire che cosa si intenda, forse si può leggere in negativo, ossia non inserire delle previsioni che abbiano l'effetto di limitare, di limitare territorialmente la competizione, quindi di non inserire espressioni che vadano ad agevolare le imprese del territorio, più che in positivo farmi il problema. Io lo farei in negativo, nel senso, nell'elaborazione, diciamo, dei documenti di gara della procedura negoziata, non introdurre quelle espressioni che possono, anche surrettiziamente, quindi in modo illegittimo, limitare la concorrenza all'ambito territoriale. Dico illegittimo perché ora questa previsione, penso di dire una cosa anche abbastanza banale, scontata, fin tanto che era affermata dalla giurisprudenza, fin tanto che la Corte Costituzionale ci ha un po' riflettuto sopra con la sentenza che vi ho riportato, benissimo. Adesso però è inserito, sicuramente da considerare e da farci un ragionamento.
Ora che inserite una previsione normativa, il tener conto della diversa dislocazione territoriale, per quanto sia un riferimento, come posso dire, abbastanza, insomma, dai confini abbastanza incerti, ecco, troviamo, diciamo così, leggerlo in positivo si fa un po' fatica perché mi piacerebbe davvero capire cosa significa il tener conto, forse si può leggere in negativo, avendo a riguardo la ratio a cui è sottesa tale previsione, vale a dire quella di evitare rendite di posizione, potrebbe essere quella di appunto leggerla in negativo, cioè non scrivere i documenti di gara, non inserire clausole che abbiano come effetto anche solo surrettizio di limitare territorialmente la concorrenza. A meno che, anche questo spero possa essere un consiglio pratico che riguarda determinate fattispecie. E siccome a me è capitata, ve la volevo dire anche come l'ho risolta, vero che mi è capitata però ante decreto legge 76 del 2020, forse era 2017-2018, adesso non mi ricordo, a meno che si tratti di clausole che sì abbiano l'effetto di limitare la concorrenza dal punto di vista territoriale, quindi vadano nel senso opposto, nel senso che sembrerebbe opposto a quello previsto dalla legge. Ma però che abbiano una motivazione forte, ad esempio quello il servizio di quello di raffettazione dei pasti, di portare i pasti che abbiano naturalmente una loro freschezza in determinate sedi. Lì potrebbe avere un senso anche prevedere clausole che vadano proprio nell'ottica di far sì che l'operatore economico prescelto abbia una sede dislocata territorialmente vicino al punto di consegna. Era diciamo, un punto su cui mi ero anche confrontato, però ammetto la facilità perché ero prima di questa previsione, però lì avevamo argomentato, era proprio una gara di questo tipo, avevamo argomentato in questi termini, nei termini che io vi dicevo, che poi posso anche magari riportarvi anche se non ci sono domande. E non era stata impugnata, nessun operatore economico aveva fatto eccezione, quindi questo risponde un po' anche a un canone generale dell'azione amministrativa che ci consente, con la motivazione, anche di adottare soluzioni che rispetto ad una determinata fattispecie possono essere giustificate. Vero però, e questo lo voglio sottolineare, che con l'introduzione normativa precisa di questa locuzione, cioè il tener conto della diversa dislocazione territoriale, deve farci naturalmente drizzare le antenne, come si suol dire, e stare molto attenti, perché non è più solo una giurisprudenza che va in un certo senso, ma ora c'è una previsione specifica, giusto anche il riferimento all'articolo 100. Siamo ormai quasi, oso dire, tra amici, considerando che appunto molti nomi ormai li vedo spesso. Ecco, l'importante in diritto amministrativo è motivare bene. Se c'è una motivazione solida che convince, allora la soluzione del caso concreto va argomentata e va sostenuta, perché poi amministrare significa anche questo. E permettetemi di spezzare una piccola lancia di critica a una legislazione che vuole introdurre una serie sempre più precisa di disposizioni, anche con queste locuzioni che mettono un po' in difficoltà l'interprete, perché dice che tenga conto anche di una diversa dislocazione, anche facendo questo, ma l'amministrazione deve anche fare questo, deve tener conto anche di questo aspetto. Sono tutte una serie di previsioni che vanno sempre più nell'azzeramento della discrezionalità amministrativa. Non si deve arrivare al punto dove in realtà questa continua precisazione di aspetti, anche con queste locuzioni molto precise, molto dettagliate, porti all'amministrazione che in realtà non amministra più. Stiamo praticamente andando non voglio esagerare, ma c'è anche un bellissimo contributo su questo aspetto dottrinale che porta la cosiddetta che si intitola La questione amministrativa, che poi posso anche girarvi perché non ricordo l'autore, ma è un bellissimo contributo che dice: sembra quasi che il legislatore vada più nel senso di trasformare l'attività amministrativa discrezionale per definizione in una sorta di attività
un termine un po' sfidante anche che vuole suggestivo, paravincolata, perché il legislatore nella sua sfiducia, dice questo contributo, che sembra avere come presupposto nei confronti dell'attività amministrativa, va sempre più a ingessare quella che è l'attività tipica dell'amministrazione, portando quasi ad un azzeramento della discrezionalità. E questo lo vedete, scusatemi, chiudo subito questa parentesi di considerazione generale. Lo vedete a volte se leggiamo attentamente alcune pronunce giurisprudenziali, anche di quelle che io vi ho proposto nel 26 ottobre, che in alcuni casi vanno quasi a scardinare alcuni postulati affermati nella normativa. Ma questo perché? Perché le pronunce sono ritagliate su casi concreti, su determinate fattispecie, e la giurisprudenza si rende conto che in alcuni casi ci sono previsioni normative che sono quasi inapplicabili per la pubblica amministrazione. E questo è un ragionamento un pochino più generale che però voglio chiudere perché sennò ci perdiamo troppo tempo, ma è la sensazione che si può avere leggendo alcune disposizioni. Vedete che anche noi stiamo spendendo tantissimo tempo su espressioni, non anche su una disposizione, su espressioni di una disposizione, perché pongono all'interprete davvero tante problematiche dopo nel tradurre operativamente, nell'amministrare in concreto, diventa a volte difficile voler rispettare quasi la normativa, per quanto l'amministrazione poi faccia degli sforzi, e quasi non dovrei dirlo, si fa lo sforzo per cercare, non uso un brutto termine, ma ci capiamo, di aggirare una disposizione che ha un significato davvero difficile. Quindi ben vengano anche i pareri del MIMS e ben vengano le pronunce giurisprudenziali e i contributi degli studiosi che ci aiutano, e spero di aiutarvi anch'io nel mio piccolissimo oggi con alcune suggestioni più che soluzioni, non oso neanche chiamarle tali. Principio di rotazione, quindi, si applica agli affidamenti diretti, nulla, non c'è più nulla da dire, nulla questio, si applica alla procedura negoziata con questa aggiunta che abbiamo cercato un po' di tradurre in termini pratici. Principio di rotazione che però, ce lo dice la linea guida 4, numero ANAC, non ha carattere così pietrificato. Ci sono ipotesi in cui la rotazione può non essere applicata legittimamente dalla pubblica amministrazione e sono i casi che sono cristallizzati da tempo nelle linee guida 4 dell'ANAC e che qui io vi ho sintetizzato. Quando posso non applicare la rotazione? Primo punto, ve l'ho descritto con un'espressione quasi fa sorridere. Invito tutti. Il principio di rotazione, infatti, non si applica quando un nuovo affidamento, rispetto a quello precedente, avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte. Quindi, nell'ipotesi in cui vi sia una totale apertura alla concorrenza, ecco che laddove dovesse vincere anche l'operatore economico uscente, chiamiamolo così, secondo un linguaggio mai invalso nella prassi, il problema non si pone. Su questo punto è intervenuta anche una sentenza che mi aveva segnalato anche un vostro collega nella puntata del 26 ottobre, che è la sentenza del Consiglio di Stato 3999 del 2021, che è anche molto recente, ve la segnalo in chat, Consiglio di Stato 3999 del 2021, che mi aveva gentilmente segnalato un vostro collega, non mi ricordo esattamente chi, che è una sentenza molto significativa. Ecco, vorrei rispondere anche a una domanda posta nella precedente edizione, proprio da questo gentile collega, che mi chiedeva se questo principio, cioè l'apertura, valga anche nell'ipotesi in cui l'affidamento diretto ad un unico operatore economico sia preceduto dalla richiesta di preventiva trasmessa a tutti gli operatori economici iscritti all'interno del mercato elettronico con riferimento a una determinata categoria merceologica. Ossia, se io faccio una richiesta di preventivo trasmessa a tutti gli operatori economici iscritti a una determinata categoria merceologica, quindi preventivo destinato a tutti gli operatori economici iscritti a una determinata categoria merceologica, posso non applicare poi il principio di rotazione laddove risultasse affidatario l'operatore uscente?
La risposta è sì, perché il principio di diritto affermato da Consiglio di Stato 3999 del 2021, linea guida ANAC numero 4, fanno propendere, a mio avviso, per una risposta affermativa. Spero anche di aver risposto al collega se è in collegamento. E quindi vale sia quanto affermato dal Consiglio di Stato, sia quanto vale affermato dalla linea, quanto affermato dalla linea guida ANAC, che a mio avviso in questa espressione rientra certamente anche la fattispecie che io vi ho sintetizzato e che era stata posta da un collega nel webinar del 26 ottobre. Torno a ripetere, le risposte credo anche per iscritto, così anche magari per chi non c'è oggi poi le vede. L'altra ipotesi in cui il principio di rotazione può non trovare applicazione, ce lo dicono le linee guida ANAC, cioè è consentito all'amministrazione invitare, affidare all'operatore uscente in modo assolutamente motivato, o meglio, motivato in modo particolarmente circostanziato. Che cosa intendo con particolarmente circostanziato? Intendo quanto rilevato dalle linee guida ANAC numero 4, linee guida 4.3.7, che vi riporto in chat il riferimento, ossia la possibilità per l'amministrazione di argomentare l'affidamento all'operatore uscente, motivando, dice ANAC, in relazione alla particolare struttura del mercato considerata la riscontrata effettiva assenza di alternative. Riscontrata effettiva assenza, riscontrata, quindi l'amministrazione, la sua indagine di mercato la deve fare. Soddisfacimento rispetto alla prestazione precedentemente resa. Congruità economica, competitività del prezzo, affidabilità dell'operatore economico. Torno su questo passaggio che ritrovate in realtà espresso nelle linee guida 4 di ANAC.3.7. Ok, affidamento all'operatore uscente, purché questo secondo affidamento sia motivato in modo particolarmente circostanziato, avendo riguardo alla particolare struttura del mercato caratterizzato dall'assenza di riscontrate effettive alternative. Soddisfacimento rispetto alla prestazione resa dall'affidatario uscente, ci mancherebbe, se non sono soddisfatto, naturalmente mica lo invito. Congruità dell'offerta economica, affidabilità dell'operatore. Quindi un livello motivazionale altino e bisogna essere bravi nel caso a motivarlo in modo assolutamente preciso. Salto un momento il punto 3, punto 4, probabilmente sapete, quindi questa è una slide che vuole essere solo di sintesi. Applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi 3 anni solari, quindi argomentando al contrario, trascorsi 3 anni solari è invece possibile non applicare il principio di rotazione secondo quanto espresso alla linea guida 4 ANAC. Ribadisco, qui vi ho solamente riportato per comodità vostra, credo, aspetti che già conosciate. Il principio di rotazione, sempre avendo riguardo alle linee guida ANAC, si presta, diciamo, a una, non a un'obliterazione, non è giusto chiamarla così, a un indebolimento, diciamo, negli affidamenti che scherzosamente ho chiamato sotto soglietta, la soglietta dei 1.000 euro. Ecco, rispetto a questi affidamenti di importo molto ridotto, tant'è che a volte si parla di micro affidamenti, le stesse linee guida consentono di non applicare il principio di rotazione con scelta, dicono, sinteticamente motivata. Quindi in realtà ANAC dice, non è che puoi non applicarlo, puoi, no, punto, puoi non applicarlo purché sinteticamente motivi. Ecco, sulla sinteticità di motivazione, che sembra un'espressione un po' laconica, il mio consiglio è magari di avere riguardo a quello che abbiamo visto relativamente alla motivazione descritta dal punto 3.7, quella argomentata, però cercando di essere, appunto, ce lo consentono i linee guida ANAC, sintetici, vale a dire anche qui,
principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, non strabordiamo con elementi argomentativi che poi a volte si ingenera l'effetto contrario, che vedremo nelle puntate di fine novembre, cioè quegli atti scritti in modo super argomentato, a me vengono sottoposti per il mio ruolo, insomma, professionale, anche documenti di gara, anche determine, banalizzo, di affidamento diretto con delle motivazioni strabordanti che alla fine si fa fatica a capire addirittura di che affidamento si tratta. Io che addirittura so magari cosa si voleva acquistare, magari conosco anche bene la disciplina, a volte mi vengono sottoposti degli atti che, per far vedere che sono molto motivati, vengono scritti in modo estremamente articolato, che a volte si fa fatica a capire qual è la motivazione. Caro Pietro, mi fai una domanda che non so se hai risposta, ma ci proveremo. A fine novembre ti prometto che ci proveremo anche ad argomentare quello che mi hai chiesto. La sottosoglietta di 1000 euro, quindi, per arrivare al punto, ci consente di adottare una soluzione che può andare nel senso di depotenziare, dequotare un po' il principio di rotazione. Già il vostro collega, siete bravissimi perché mi anticipate anche alcune considerazioni, rispetto alla soglietta di 1000 euro, le microacquisizioni, che consentono appunto con scelta motivata sinteticamente di bypassare la rotazione. È vero, c'è un parere del Consiglio di Stato, ve lo segnalo per chiarezza perché a volte magari uno lo trova e vede la citata un numero, 5.000 euro, dice: ah, ma allora la soglia è stata innalzata. No, attenzione, perché come giustamente è stato rilevato da un collega, il Consiglio di Stato in questo parere, il 13-12 del 2019, dice: condivido che sia opportuno innalzare la soglia a 5.000 euro entro la quale è possibile derogare la rotazione. Sembra dire il Consiglio di Stato: per me, se la soglietta la portiamo a 5.000 euro, va bene. Ecco, è un parere, quindi sicuramente autorevole, sicuramente significativo, che però non comporta l'innalzamento di quella soglia, perché comunque le linee guida ANAC continuano a riportare la soglietta di 1000 euro. Quindi, data anche la delicatezza, io sinceramente non mi rifarei al parere del Consiglio di Stato per dire: ma il Consiglio di Stato ritiene che è 5.000, quindi io, se sono a 4.900 euro, ritengo di applicare il passaggio delle linee guida ANAC numero 4.3.7, che pur recano la dicitura 1.000 euro, ma io la leggo in combinato disposto con quello che ha affermato il Consiglio di Stato, quindi per me è 5.000. No, è un ragionamento che secondo me non tiene per nulla. Perfetto che sicuramente ci sia questa presa di posizione, è un consiglio, un parere appunto che il Consiglio di Stato dà, ma per adesso non è ancora stato seguito. Quindi teniamola lì, forse ci potrà essere uno sviluppo in questo senso, ma ad oggi rimaniamo a bocce ferme perché altrimenti non ci si capisce più nulla. E poi attenzione a non confondere questo passaggio, questi 5.000 euro, oltre col fatto che nelle linee guida ANAC c'è ancora la soglia di 1.000 euro. Mi piace molto questa cosa che intervenite così, perché evidentemente c'è partecipazione, mi fa piacere. Non condividiamo, scusate, non confondiamo la soglietta dei 5.000 euro proposti dal Consiglio di Stato con i 5.000 euro che invece prevede la normativa che io vi ho indicato tra parentesi, che è quella invece dell'obbligo di ricorrere al MEPA. Ecco, su questo c'erano diverse domande, tutte con un minimo comune denominatore che mi erano state poste il 26 ottobre, quindi voglio soffermarmi. L'altra soglietta dei 5.000 euro prevista dall'articolo 1,450 della legge 296 del 2006, in combinato disposto con l'articolo 1,130 della legge del 2018, è vigente, attenzione, è vigente. Quindi l'obbligo di ricorrere al MEPA per l'acquisizione di importo superiore a 5.000 euro
Questo rimane, nulla a che vedere con i 5.000 euro del parere del Consiglio di Stato, anche perché hanno una strana coincidenza quasi da codice da Vinci tutte queste cifre. Però cioè, è bene che abbiamo ben presente tutte queste soglie. Quindi abbiamo detto quella dei 139.000, quella dei 150, poi c'è il milione di euro. Mi rinvio agli schemini che vi ho proiettato con le slide precedenti su cui non ritorno. E rinvio a quelli. Teniamo presente la soglietta dei 1.000 euro, il parere del Consiglio di Stato, lasciamolo lì, la soglia dei 5.000 euro per l'obbligo del MEPA, sopra la quale cioè scatta l'obbligo del MEPA, rimane tuttora vigente. Anche perché, oltre che dire è vigente perché quella norma non è stata toccata, non pensate neanche a ipotesi di abrogazione implicita una volta che è stato introdotto il decreto semplificazioni, perché non è così. Anche perché il decreto semplificazioni riguarda procedure. Il MEPA non è una procedura, è uno strumento. E questo ci viene confermato, anche dal dettato normativo. L'articolo 1 del decreto semplificazioni, così come per vero il codice dei contratti pubblici, articolo 36, parla di procedure, eh? A un certo punto anche nel codice ovviamente saltano fuori i mercati elettronici, ma ne parla in termini di strumento. Identicamente le linee guida 4 dell'ANAC, uno dei primi punti, il punto, scusate, 1.3, che vi invito a vedere, ve lo scrivo in chat, 1.3 linee guida 4 di ANAC, naturalmente. Anche lì il riferimento, scusate, mi è caduto tutto qua, il riferimento è allo strumento. Il MEPA è uno strumento, quindi non è toccato da tutta questa normativa che è intervenuta anche sulle soglie per rimodulare le procedure. Appunto, la normativa, il decreto semplificazioni, il codice stesso, per carità, sono disposizioni che riguardano le procedure. Il MEPA non è una procedura, è uno strumento, mutuo le parole del nostro collega, strumento di attuazione della procedura al più, se proprio vogliamo essere ancora più precisi, giusto? Ma è uno strumento, non una procedura. Quindi non ci deve neanche balenare l'idea che la soglia dei 5.000 euro sia stata in qualche modo intaccata o superata. Rispondo anche a una domanda, questa che mi era stata posta il 26 ottobre. Il MEPA, 5.000 euro. La norma, l'articolo 1 del comma 450, riguarda servizi e forniture, non lavori. Quindi quella norma lì è dettata specificamente per servizi e forniture e poi la stessa struttura del mercato elettronico. Andatela a vedere e vedrete, e chi non ha avuto modo ancora di vederla o com'è strutturato, però la norma è dettata per servizi e forniture. Spero sia tutto chiaro fino a qui perché vorrei rapidamente procedere, posto che appunto le slide ve le lascio. Ci si è posti il tema se l'impostazione procedurale introdotta col decreto semplificazione e che abbiamo fin qui visto, sia un'impostazione obbligatoria o meno che le amministrazioni devono seguire. Sono intervenuti su questo passaggio, cioè se l'impostazione che abbiamo fin qui visto e descritto sia obbligatoria o meno, sono intervenuti su questo passaggio l'ANAC, il MIMS e la giurisprudenza, a testimonianza della, diciamo, della sensibilità sul tema. L'ANAC, il MIMS e la giurisprudenza sono piuttosto concordi, sono concordi anzi, nel dire che si tratta, posto che l'articolo 1 del decreto semplificazioni ha derogato sospendendolo al comma 2 dell'articolo 36, quindi quando dobbiamo adottare modalità procedurali che siano l'affidamento diretto o la procedura negoziata, va applicato l'articolo 1,2 del decreto semplificazioni, perché il comma 2 dell'articolo 36 è sospeso fino
al 30 giugno 2023. Quindi richiamare l'articolo 36 anche negli atti, magari lo approfondiremo anche a fine novembre, è sbagliato. È sbagliato anche il combinato disposto dell'articolo 36 e dell'articolo 1,2. Lo dico chiaramente, qui non dico ma secondo me forse è sbagliato, perché l'articolo 36,2, solo lui, è sospeso dal decreto semplificazioni fino al 30 giugno 2023. Quindi, se devo adottare un affidamento diretto o una procedura negoziata, la norma, l'esclusiva norma che va applicata con i suoi crismi, con quello che è il comma 2 dell'articolo 1 del decreto semplificazioni 76-2020, come modificato. È l'unica, non c'è nessun combinato disposto e non c'è nessun comma 2 dell'articolo 36 perché è sospeso. Questo deve essere, secondo me, piuttosto chiaro. Il tema è un altro. E che è ben evidenziato, scusate, avete letto, presumo, il parere di ANAC, che è di poche righe, che non esclude la possibilità di soluzioni aperte alla più ampia concorrenza, qualora idonee a soddisfare il proprio fabbisogno. Quindi, qualora appaiano idonee, vuol dire che da qualche parte, scusatemi la genericità, lo devo scrivere che sono più idonee, le devo motivare, detta più bellamente. Ecco, parere del MIMS, come sempre molto chiaro. Non si tratta che ad alcuni ne è stata anche paventata la contraddittorietà. Secondo me non c'è nessuna contraddittorietà, leggiamolo bene. Non si tratta di una qualcuno, ecco, ribadisco, è stato scritto: ah, parere del MIMS è contraddittorio. Non è proprio così, bisogna stare attenti. Non si tratta di una disciplina facoltativa, quella introdotta dal decreto semplificazioni. Le nuove procedure sostituiscono infatti fino al 30 giugno 2023 quelle contenute nell'articolo 36, ecco se proprio bisogna infiorettare l'articolo 36,2. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e semplificate, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti e accelerare gli affidamenti. Punto. Prima parte. Questa prima parte attiene a quello che dicevamo, all'articolo 36,2, perché quelle procedure sono sospese e sostituite fino al 30 giugno 2023. Quindi si applica nel caso di affidamenti diretti e procedure negoziate per le soglie individuate dal decreto semplificazioni, quella è solo quella procedura, non il comma 2 dell'articolo 36. Andiamo avanti. Tenendo conto di tali finalità a cui è sotteso il nuovo assetto normativo, si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie in conformità all'articolo 30, a condizione che tale possibilità non sia utilizzate per finalità dilatorie e comunque nel rispetto dei tempi. Quello che interessa al MIMS, ma al legislatore, è che siano rispettati i tempi. Ecco, purché siano rispettati i tempi, il decreto semplificazioni non preclude all'amministrazione di utilizzare le procedure ordinarie, che noi sappiamo bene quali sono le procedure ordinarie, non lo dico neanche, articoli 60-61 del codice, le procedure ordinarie, non tutte, non che io mi sogno di dire, ah beh, ma io applico il comma 2 articolo 36, perché poi qui il MIMS ha fatto un casino, perché prima dice che sono sostituite, poi dice che posso fare quello che voglio purché stia dentro i tempi, eh? Non dice esattamente questo secondo me, eh? Dice, attenzione, non si tratta di una disciplina facoltativa perché il comma 2 dell'articolo 36, vogliamo fargli un rimprovero? Forse poter scrivere 36,2, ribadisco, ma si capisce benissimo. Sostituiscono infatti fino al 30 giugno, quindi fino al 30 giugno 2023 il pacchetto comma 2 è sostituito dal pacchetto comma 2 dell'articolo 1 del decreto semplificazioni. Posso io, amministrazione, ricorrere alle procedure ordinarie, non far rivivere il comma 2? Quello non è che lo dice il MIMS, è chiaro nella normativa. Quelle norme lì fino al 30 giugno 2023 non le devo applicare neanche. Ho visto un atto nella mia amministrazione, visto il combinato disposto dell'articolo 2, dell'articolo 36,2 lettera A e articolo 1,2 lettera A del decreto semplificazioni. No, è sbagliato, non c'entra nulla. Vabbè, questo è un peccato veniale perché alla fine il comma 2 dell'articolo 1 è applicato, però dal punto di vista della qualità redazionale dell'atto,
Non è così, perché il comma 2 è sospeso. Posso far ricorso alle procedure ordinarie? Sì, lo dice ANAC. Torno un attimo indietro. Qualora paiano idonee, lo dice il MIMS, secondo me più chiaramente, che precisa, consiglio di dar conto di tale scelta nella motivazione. Lo dice una recente sentenza, TAR Sicilia, 1536-2021, che l'amministrazione, vedete, dice che qui anche mediante la disciplina ordinaria dell'evidenza pubblica con gare aperte, vedete, che batte pari con quello che dice anche il MIMS su quello che ci siamo detti. Si consiglia, e questo concordo, di motivare il perché si faccia ricorso a una procedura ordinaria in luogo di quelle che il legislatore ha messo sul tavolo a favore dell'amministrazione. Quindi va fatta una corretta scelta della procedura nel rispetto naturalmente delle soglie. È ciò che consenta anche un'efficiente gestione della procedura stessa. Quindi è molto importante quale procedura, se devo farla ordinaria, perché ho dei motivi specifici. Innanzitutto consiglio di motivare il perché ricorrere a una procedura ordinaria quando potrei utilizzare un modello procedurale più snello. E il MIMS dice consiglio di motivarlo. Anch'io consiglio di motivarlo perché comunque è una possibilità consentita, una motivazione che sicuramente si può ritrovare nella particolare prestazione che io voglio richiedere se faccio una procedura, ad esempio, aperta, e per evitare che qualcuno possa addurre anche una frustrazione del principio di non aggravamento del procedimento. Quindi, forse l'avevo detto anche l'altra volta, scusatemi se mi ripeto. A me è capitato e non mi faccio problemi a scrivere nella determina quel minimo di motivazioni che hanno indotto l'amministrazione a non avvalersi di un modello procedurale semplificato, qual è quello apprestato dal decreto semplificazione, ma utilizzare una procedura un pochino più circostanziata, quale può essere la procedura ordinaria. Però spero che sia chiara questa lettura in ordine all'impostazione procedurale introdotta dal decreto semplificazioni e come può essere, secondo me, letto il parere del MIMS, che io ritengo condivisibile, che fa un po' di ordine rispetto ad alcune interpretazioni che si sono succedute. Spero che anche questo passaggio sia chiaro. Poiché il tempo è tiranno, e le slide naturalmente ve le lascio, consentitemi di andare un po' più velocemente su queste slide che sintetizzano le novità normative, ma francamente problemi ce ne sono pochi, però le slide le avrete a disposizione, quindi le potete tranquillamente vedere se vi insorge un quesito. Sulle slide che non facciamo in tempo, insomma, a leggere attentamente, ma sono tematiche che hanno meno problematiche. Secondo me, io ci tenevo innanzitutto ad affrontare le modalità procedurali perché credo che siano quelle che operativamente pongono più problemi, diciamo. Ecco, quindi mi rimetto a una vostra lettura per queste ulteriori slide. Questo è un secondo gruppo di slide abbastanza breve, vi ho sintetizzato le modifiche apportate al codice dei contratti pubblici dai decreti semplificazioni, modifiche però che non sono temporalizzate come quelle che abbiamo visto per le procedure, che opereranno fino al 30 giugno 2023, ma sono modifiche a regime, cioè hanno modificato proprio tout court il codice, ma anche su queste penso che non ci siano particolari problematiche. Io volevo solo spendere questi ultimissimi minuti su un regime che secondo me interessa invece un pochino di più, oltre a quelle modifiche a regime del codice che, ribadisco, secondo me potete tranquillamente leggere, non credo che diano adito a problematiche particolari, ma comunque nel caso guardatele un attimo e inviatemi i quesiti. Disciplina del subappalto. Sappiamo che fino al 31 ottobre 2021, quindi a cavallo tra i nostri due webinar, la disciplina era una, il famoso limite del 50% che ormai sappiamo tutti, se potete leggere velocemente la slide, dall'1 novembre 2021, quindi esattamente da 8 giorni, 9 giorni,
dal 1 novembre 2021, la norma sembrerebbe non indicare più il limite quantitativo del subappalto. Se uno si va a leggere l'articolo 105, è fuor dubbio che il limite del 50% non ci sia più, perché la dicitura è stata tolta. Ecco, questa modifica vorrebbe porre maggiormente in linea la formulazione dell'articolo 105 con quanto più volte richiesto a livello europeo, che da sempre ha stigmatizzato l'indicazione in legge, in modo generale ed astratto, come sono le previsioni normative, di un limite, di un vincolo quantitativo alle prestazioni subappaltabili. Quindi, la prima cosa che viene subito da dire, oh, dice, oh, benissimo, il limite per individuare le prestazioni subappaltabili non c'è più, perché il limite quantitativo è stato eliminato. Io con la slide non voglio suggerire la risposta, in questa slide con diversi punti interrogativi, ma è proprio così? Siamo sicuri che non c'è più? Beh, insomma, se io vado a leggere il comma 1 dell'articolo 105, che se avete sotto, non voglio tediarvi con una lettura, diciamo, della norma, visto che probabilmente la conoscerete a memoria perché avrà dato adito a tanti problemi, ma che comunque potete benissimo riprendere. Il comma 1 suggerisce una sanzione pesantina, vale a dire quella della nullità. Io ve l'ho riportato anche qui per vostra comodità. Che in realtà, diciamo, siamo stati un po' dei furbetti perché abbiamo tolto il numero, il 50%, che in effetti attirava molto l'attenzione, però abbiamo pensato bene di far rientrare per la porta quello che abbiamo buttato fuori dalla finestra. Non mi ricordo se il detto è proprio così, perché in realtà, se mi si chiede, ma è sparito il limite, è sparito qualsiasi limite, non sfugge a nessuno che è una lettura della norma, in realtà non è così, visto che stigmatizza con la sanzione della nullità l'affidamento dell'integrale esecuzione. Quindi in realtà quella previsione che attirava tanto l'attenzione, in realtà quel limite del 50% rischia di rimanere anche dopo che è stato tolto il numerino, grazie, insomma, a questa formulazione della nu la nuova formulazione dell'articolo 105, che vedete bene che oltre a non bypassare il limite quantitativo delle prestazioni subappaltabili, anzi, genera anche qualche equivoco, anche perché semplicemente non sfugge a nessuno che sappiamo bene che la dicitura categoria prevalente, voi mi insegnate che si riferisce ai lavori sostanzialmente, quindi si genera anche un equivoco perché questa previsione qui riguarda solo i lavori o anche servizi e forniture. Questa previsione che fa rientrare in realtà i limiti quantitativi del subappalto li fa rientrare dopo aver cancellato, dopo aver buttato fuori la parolina 50%. In realtà rientra, e come? Perché è evidente anche dalla lettura della norma, magari leggetela senza che stia io a tediarvi. E oltretutto è una formulazione che ingenera anche degli equivoci, perché nella parte in cui, quantomeno, nella parte in cui fa riferimento alle categorie, al complesso delle categorie prevalenti, per categorie prevalenti, ribadisco, mi insegnate voi che è riferimento ai lavori. Ma posso io pensare che questa roba qui, questa previsione qui, scusatemi l'espressione gergale, non si riferisca anche ai servizi e forniture, quando poi in realtà tutto lo spirito della norma riguarda lavori, servizi e forniture? Ne dubito che io qui non si faccia riferimento anche ai servizi e forniture, anche perché a un certo punto saltano fuori contratti ad alta intensità di manodopera, che per me sono forse il 100% prestazioni e servizi. Non so neanch'io come dire, quindi davvero è difficile pensare che il limite non ci sia, che il limite non ci sia più. Oltretutto è un limite che è rientrato in modo aggravato, perché scusate, qui mea culpa che non vi ho riportato, non mi pare,
No, infatti, mea culpa che non vi ho riportato anche un passaggio del comma 2, andatelo a vedere, il comma 2 dell'articolo 105, periodo 3, che dice che le amministrazioni con adeguata motivazione possono andare anche oltre la soglia del 50%, possono addirittura innalzare di molto, incrementando quelle prestazioni che possono essere eseguite solo e soltanto direttamente dall'affidatario. Quindi l'amministrazione nei documenti di gara, dandone adeguata motivazione, come potrete leggere dal comma 2 dell'articolo 105, può andare anche ben oltre il 50% di prima, purché motivi. Quindi in realtà il togliere il numerino, non so se ha eliminato però il problema, anzi mi sembra che l'abbia fatto rientrare, peraltro con una significativa e qualificativa di problematicità ancora diversa. Se è quello che vi dicevo, si potrebbe legittimamente ingenerare l'equivoco, anche i servizi e forniture rientrano nel comma 1. Sì, boh, uno il problema se lo può porre, secondo me ci rientrano, io voglio darvi la mia interpretazione, secondo me ci rientrano. Ma lo desumo da una lettura complessiva dell'articolo, non certo per la chiarezza del comma 1. E poi addirittura l'amministrazione, purché ne dia adeguata motivazione, può anche andare oltre rispetto a quello che poteva fare prima. Quindi è quasi paradossale, non voglio dire troppo. Ecco, ci tenevo un po' a evidenziarvi questi passaggi. L'ultimo, come sempre, vi rubo i 5 minuti finali, come si dice in gergo calcistico, è il recupero. E per sottoporvi un interessante quesito che mi era stato posto nella precedente lezione, dove mi si diceva: abbiamo pubblicato un avviso di manifestazione di interesse previa determina che approva l'avviso del capitolato con subappalto al 50% nel mese di ottobre, quindi quando era vigente la limitazione del 50%. Faremo la determina contrarre prima della pubblicazione della negoziata, quindi in novembre, quando il 50% non c'è più. Ecco, la questione è molto interessante. Questa collega ci dice, questo collega che non so chi ci dice, io ho fatto un pezzo, ho avviato meglio, la procedura ad ottobre, quando c'è il limite del 50%. La determina contrarre la faccio però a novembre, quando non c'è più il limite del 50%, salvo quello che abbiamo detto. Ma devo cambiare la quota del subappalto che io ho messo nei documenti di gara, perché là ci avevo scritto il 50%. Visto che la determina contrarre, sottolineo, la determina contrarre l'ho fatta dopo, la farò dopo il 1 novembre. Allora, il quesito è molto difficile e secondo me anche molto interessante. Ci può aiutare adesso per uno strano cerchio, ritorno a una delle prime slide che vi avevo proiettato, scusatevi, verrà mal di testa, che avevo proiettato all'inizio del corso. Tarumbria. Non può condividersi, secondo passaggio, la prospettazione dell'amministrazione per la quale avrebbe dovuto farsi riferimento alla determina contrarre, che ha natura endoprocedimentale. Allora, carissimo o carissima che mi hai fatto questa domanda, questa sentenza ti può aiutare perché ti dice, attenzione, perché non bisogna avere riguardo alla determina contrarre, ma da quando hai avviato la procedura, tenendo a mente il famoso principio tempus regit actum, quindi ci sono argomenti forti per dire vado avanti così. Perché la procedura io l'ho avviata in un momento in cui il limite del 50% c'era, io l'ho messa nei documenti di gara, la procedura è già avviata, tempus regit actum, lo dice un po' anche la recente giurisprudenza, e quindi vado avanti così e non modifico il documento di gara. Questa secondo me è una argomentazione che può aiutare chi ha queste problematiche. Nelle slide, concludo senza farvele vedere, troverete alcune dedicate in modo molto molto sintetico ai contratti PNC e PNRR, in cui io vi ho sintetizzato le principali novità, le
E poi dopo, insomma, chiaramente mi rimetto alla lettura di ognuno di voi per chi è interessato a quella particolare tipologia contrattuale, la lettura del decreto legge 77 del 2021, e poi dopo, naturalmente, se ci sono dei quesiti, li vedremo anche insieme. E vi do appuntamento, spero di essere stato utile e anche chiaro. Vi do appuntamento per chi vuole. Ai webinar che ricordava anche la dottoressa D'Agostini di fine novembre, e così affronteremo anche alcune questioni pratico o pratico-operative, e soprattutto rispondo all'ultimo quesito posto il 26 ottobre, i famosi modelli di determina contrarre. Non so se faremo proprio dei modelli, ma spero di darvi consigli utili, proprio pratici per la redazione degli atti amministrativi, che è un argomento che a me piace tantissimo, quindi spero di rendervelo altrettanto fruibile. Benissimo, io vi ringrazio ancora per l'attenzione, anche per la partecipazione, per le domande che sono molto suggestive e chiare e a cui daremo a tutte risposta scritta. Mi scuso se alcune non ho potuto rispondere in diretta, ma quelle un po' più articolate le devo Allora, leggere. grazie Davvero grazie molte e grazie tantissimo, ancora mi a tutto sento lo alla staff di voce. Formez, e Allora, io cedo la parola alla ricordo dottoressa che i D'Agostini. prossimi incontri Grazie sono molte ancora. previsti, gli ultimi due webinar per il 23 novembre e il 30 novembre, e che sarà possibile iscriversi a questi ultimi incontri a partire dalla metà di novembre, sempre sul sito di Eventi PA. Ricordo brevemente che si tratterà di webinar più di carattere pratico operativo, quindi saranno analizzati dei casi pratici, per cui se volete sottoporci in vista di questi webinar più di taglio più operativo, se volete sottoporci dei casi pratici, potete scriverci a pondsemplificazione@formez.it, email che naturalmente trovate anche sul sito di Eventi PA alla pagina dedicata a questo evento. Dunque, ricordo che la registrazione e le slide di questo incontro saranno pubblicate entro oggi sul sito di Eventi PA, sempre alla pagina dedicata a questo evento. Sulla slide trovate il link. Le risposte alle vostre domande saranno pubblicate invece nei prossimi giorni, sempre sul sito di Eventi PA, alla pagina dedicata a questo evento. Per quanto riguarda infine gli attestati di iscrizione, questi vengono rilasciati a quanti si sono iscritti all'evento e hanno seguito almeno il 20% dell'incontro. Saranno scaricabili autonomamente nei prossimi giorni, sempre sul sito di Eventi PA, alla voce I miei eventi. Io vi ringrazio, ringrazio il relatore, ringrazio tutti e tutte e ci vediamo il 23 novembre. Grazie mille, buona giornata. Grazie. Grazie, buona giornata, dottoressa.